la prima volta che la vedo in città. L'ho sentita nominare diverse volte, ma è la prima volta che la vedo. Ma che cazzo di foto è? Ma l'hai vista? Ha preso il giornale in testa. Ancora che tira il giornale questo stronzo. Adesso le tira dalla macchina, non più in bici. Ehi! Mannaggia, ma come li tira? Ma sembrano... Che foto, so. Che foto... Ha una bella mira, vedo, però. Sì. Meno il secondo, Bobby. Di là vado le lalor. Oh, eccolo qua, finalmente, dicevi? Ho detto... Era capricciante questa cazzo di foto. Direi proprio di sì. Buonasera, buonasera. Sì, stavo leggendo il giornale di oggi. Ti devo parlare. Che, a me? Mm-hmm. Sì, guardate, sono un po' incasinato. Datemi un secondo che libero i clienti e arrivo. Tieni, sparco, ti do il documento. Sì, sì, aspetta un secondo. Allora, fai una cosa. Cosa, scusa? Aspetta. Tutti proprio, pubblica, piazza. Sì. Ma questa di quanto sarà questa foto qua? State parlando dei giugnoli. Sì, la stiamo guardando. Sei su. Non lo so, è quello che sto cercando di capire guardandola. C'è scritto che è giunto con un biglietto, ma il biglietto non hanno scritto. Prende l'ennesima rapina. Questa è la rapina di cui parlavano ieri. Gara clandestina, a quanto pare il giornale sa già tutto. Una nuova cazzo di vignetta. E poi le altre pagine le abbiamo già viste. Sì, ma non riesco a... Sono perplesso da questa cazzo di foto. È inquietante. Beh sì, c'è l'uomo impiccato. E poi perché qualcuno dovrebbe mandarla? E quelli fascio. Forse un eroe americano. Fa giustizia per le strage. Minaccia le persone di impiccagione. Che c'è? Perché ti sei pietrificato così? Sto guardando questa cazzo di foto, una di più. Tutto a posto? Sì. Sicuro? Sì, non è sì, una bella sì. Faccia, eh? Ma stavo solo guardando. C'è un dettaglio non da poco in questa foto qua. Tu per il resto, Rasta, le stavi dicendo prima riguardo la scuola dei veterani? C'è un dettaglio non da sì, poco. Dovevo, se mi portate al motel vi prendo i soldi. C'è un dettaglio non da poco che solo una persona ha notato, sì, a quanto pare. Ti diamo un passaggio, tanto visto che lui è un attimo impegnato. Tutto a posto, quindi? Sì, sì, tutto a posto. Ti sei azzitito così all'improvviso? Mi stai facendo spaventare. Stavo leggendo il giornale, tutto qui. Hai finito, Sparco? Se no torno tra poco, dimmi tu. Sì, forse, ma guarda che casino, ma forse è meglio. Ok, torno tra poco. In mezzo a questa folla di persone. C'è un uomo con una maschera da cervo in testa. Anch'io, io. Sono anche preso a botte con loro. Tutti guardano verso il fotografo. È finita che ho dovuto sparare un coltello perché erano due contro uno. E la seconda volta ho dovuto sparare un colpo in aria d'avvertimento con la pistola. Che mi aggrivano sempre in due contro uno. Alle spalle. Sono dei vigliacchi, ma questo locale presto farà una brutta fine. Penso che questa foto sia stata messa volontariamente qua, sai? Dici? Certo, perché non lo so, secondo me ultimamente ne stanno succedendo molte qua. Quindi vogliono un po', no? Far vedere il tipo di fine che fanno le persone che commettono quel tipo di cose. Non lo so, Bobby, non lo so. La trovo così inquietante. Tutte quelle persone che... La maggior parte di quelle saranno morte ormai. Tutte che guardano verso il fotografo. È inquietante, non so se mi spiego. Sembrano quasi felici, capisci cosa intendo dire? Grazie, sì, diciamo che veniva. Ciao Atroxone. Cioè, veniva visto più che altro come uno spettacolo, forse tutto questo ai tempi, da quanto so. Sì, vabbè, l'ha fatto. Qualcosa che poi ha disegnato la roba di Picagione, poi ci ha aggiunto la faccia, il tipo lì nascosto. Possiamo andare a parlare full. Jamie, non ti voglio neanche vedere, brutto stronzo, ok? Non ti voglio neanche vedere. Grazie, allontanati un attimo. Ma ce ne via, Jimmy. Allontanati. Dopo quello che hai fatto ieri, Jimmy, non ti voglio neanche vedere. O mi rimborsi quello che mi hai fatto a Vigni, Jimmy. Vi sto per fare un favore. Se mi ascoltate, possiamo salire in macchina e allontanarci da qua prima che ci vedano insieme? Parla qui. Ma come parla qui? Sì, parla qui, non mi fido. Se ci vedono i messicani insieme, ci inculano. Cioè, mi inculano, certo, a me. Relax, ovviamente, bro. Quindi, per favore, ci possiamo levare dal cazzo. Senti, non me ne frega un cazzo di quei messicani, ok? Possono venire qui e succhiarmi il cazzo, se non fosse chiaro. Sì, ma ci rimetto io. Qual è il problema, Jimmy? Ma ecco, poi con questo coglione ubriacone ne devo parlare. Ti faccio vedere. E questo appena vede gli sbirri da quello è un ubriacone, quello è un tossico. Questo qua è un parolaio, è una gallina. Gemi, al servizio della legge. Appena vede gli sceriffi canta come un pulcino. E tu cosa fai? Perché tu sei un drogato. Di lui, mi fidate. Tu sei un drogato. Stai zitto, ubriacone.
Ubriacone del cazzo, allontanati poi, cosa vuoi? Su, io sto facendo una donazione a dei veterani, non come te che non fai. Fammi una richiesta di perdono. È inquietante. Faccio una richiesta, mi scopo tua mamma. Mai visto? No, piglia in bocca, to. Vai. No, no. Per la donazione, to. Fai questa donazione. Tu l'ha detto di cervo in mezzo alla folla. Nella foto del giornale. Cosa? Nella foto... Non vedi che tra la folla ci sono le corna di un cerbiatto? Dove? Hai il giornale in mano? Sì. Guarda nella folla, a destra. Ci sono le corna di un cerbiatto lì in mezzo, guarda. Cazzo, è vero, ma non... È un tipo con quella cazzo di corna. Non sono corna, è un tipo quello là, lo vedi? È proprio un tipo messo lì in piedi con una maschera. Vero? Hai visto? Sì, sì, sembrerebbe. L'ho aggiustato. Cazzo, c'è un occhio da falco. Come cazzo hai fatto a vederlo? Era impossibile. Stavo guardando bene la foto, perché tu, ho visto che eri molto preoccupato, volevo capire quanto ti turbasse così tanto. Ma mi turbano la gente in generale, il tipo impiccato lì, ma questa cosa non l'avevo mica notata. E poi ci sono anche altri dettagli. Beh, sei diventati va, Salveur. Ci sta, bro. Dietro l'albero, no? Non è mica di 1000 anni fa sta foto qua. Dietro l'albero, sì, che c'è? La casa con l'abitazione. Dici che può essere quella di ieri? Non lo so, dovremmo paragonarle. Anche perché, facci caso, a destra c'è uno spiazzo. Può essere, a sinistra sì. C'è un'altra abitazione. No, l'ho buttato prima. Tieni una coppia. Gliel'ho detto tu, Bobby. Mm-hmm. Guarda in mezzo alla folla, sulla destra. C'è un cazzo di stronzo con una maschera simile a quello del tipo delle montagne, sai, quello con la maschera da cervo. Lì, c'è un cervo, è vero. C'è sembra proprio un tipo, non sembra un cervo. Anche perché se fosse un cervo si vedrebbe. Sembra un tipo, lo vedi? Sembra avere anche una giacca. Sì, non riesco a vederla molto bene. Però se, le corna sono quelle, sì. Allora, i messicani mi hanno fatto il culo. Perché? Perché ho provato a truccare una gara. Beh. Da che pulpito, erano tutte truccate quelle gare del cazzo, era evidente. Lo so, però pensano che sono stato io a dire questa roba qua. Mi hanno fatto un po' il culetto. E hanno detto che se Vinny e Bobby, quindi voi due, toccaste Ryan, sarebbero casini e vi vogliono parlare. Io non ti ho detto un cazzo, ovviamente. Addirittura. Sì, stai attento. Addirittura questi messicani del cazzo si permettono di minacciarmi. Sai che faccio? Vado a prendere con Ryan e gli do una bella lezione. Però Ryan è un amico, lui non c'entra nulla, lui è sotto, è solo, è sotto a loro. Solo per far dargli fastidio tutto qui. No, Chiovini, è un'idea del cazzo. Sono tanti messicani, hanno potere in questa città. Non lo so, sinceramente. A me sembrano soltanto dei cazzo di morti di fame che vanno in giro a cercare di vendere pezzi di ferro. Non proprio. Come quelli proprio. Che vendono dog per strada, capisci? Più o meno sono di quello stampo là. Non sono con loro. Io non voglio che loro sappiano che sono con te. Non ti preoccupare. Io non porto salute a nessuno nel dubbio, cazzo. Allora, vi devo dare i soldi. I soldi è per vero, cosa? È vero. Per i veterani? Sì, certo. Proprio loro. Ah, giusto. Giusto. Allora, vi ho spiegato anche a Bobby. Giusto. Mi confermate che se questi soldi vengono anche dal terzi va bene lo stesso, no? cioè voi non mi fate domande dove arrivano i soldi, vero? L'importante è che le famiglie di quegli eroi trovino un piatto caldo a tavola, tutto qui, è ciò che ci interessa. Fantastico, sono d'accordo con te. Che abbiano le dovute cure è tutto ciò che gli serve per vivere al meglio. Allora ascoltatemi bene. Quello che vi sto per rivelare è un segreto. Ok? Sì. Si narra che solo pochi eletti hanno l'onore di sapere di questa cosa, ok? Scusa il rospo. Allora, praticamente le leggende narrano che esiste un uomo, un eroe, un patriota che diciamo giro fa giustizia. E a cuore tutti i cittadini americani e le persone che rispettano i principi cardine di questo paese. E quanto pare voglio vedere, sei tu questo supereroe? No assolutamente no. Ma sì, ma secondo te io cioè supereroe, grazie, figuriamoci. Per gli 11 soltanto che però brother. lui
a quanto poi l'ha saputo di me come cittadino modello americano, ecco, e oggi mi ha lasciato un messaggio sotto la porta. Ah sì? Che ti ha scritto? Ecco, aspetta, te la faccio vedere. Non mi dire che ti ha chiesto dei soldi. No, meglio, mi ha donato dei soldi lui. Sono questi soldi dei terze parti che vi devo passare. Mi ha dato questa lettera con allegati dei soldi. Bobby, un secondo, prendi questa roba. Fermo un attimo, fuori da me. Allora, doneli ai veterani. Erano, come cazzo? Erano di un hippie, c'è scritto. Per Russell Core Turner. Sì, sono io. Vedi, mi conosci Russell bene. Russell Turner, sei tu? Sì, sono io, Russell Turner. Dall'eroe americano, il patriota. Sì, si fa chiamare così. E io ho ricevuto questi soldi, insomma, lui ha detto che sono di un hippie, magari avrà pestato a morte un hippie, gli avrà rubato i soldi, non so. Russell, sembra la tua scrittura questa qua, se posso permettermi. No, no, non è la mia scrittura. No, guarda, la mia scrittura è... Ti faccio vedere la lettera che ho allegato io invece per veterani. Questa è la mia scrittura, ecco. Russell, cosa nascondi? Sì, da dove arrivano questi soldi, Russell? Non ho fatto niente. E che è pestato? Me l'hai detto anche prima, o sbaglio? Cosa ho detto prima? Anche mi l'Aquila è identica, tra l'altro. È l'Aquila che avevi disegnato in quel foglio che abbiamo consegnato ai veterani, uguale. Non è possibile, no? Guarda, questa è la lettera che faccio io, questa qua, questa. È quella da legare i soldi. Ed è chiaramente un'altra scrittura, tutto diverso, assolutamente diverso. L'Aquila è quasi uguale, leggermente uguale. La vedi tu, quindi, guarda. Bisogna correre. Perfetto, però io voglio la risposta, cioè voglio sapere se effettivamente ha aiutato queste persone. Sì, sì, sì. Ascolta, Russell, non volevo dirtelo, ok? Non te lo volevo dire. Sì. Mi è arrivato in città uno di quei veterani, voglio incontrarti. Oh, bellissima notizia, non vedo l'ora. Dov'è Vini? Dov'è? Non... Si sta riposando adesso, ok? Si sta riposando, non vuole essere disturbato, ancora... è ancora stanco dal viaggio. Se mi dai un orario e un posto, dopo te lo porto, ok? Sì, va bene, sì, sì. Va bene? Poi, okay. Devo cucinare e vestire per bene. Sì, certo, assolutamente. Sì, scusa. Ok, allora, Russell, noi adesso andiamo subito da lui, ok? Non perdiamo tempo. Eccoci, i soldi subito. Ecco qua, Mi raccomando, ti voglio vedere elegante. Li avete presi? Sì, 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 mi vesto per bene, certo. La madre... sia il legame che collega l'uomo cervo alla fine. Ci deve essere qualcosa nel... Io se la disturbo un attimino, ha visto quello collegato che ha collegato la madre. Sì. Poi c'è... Aspetta che venga di sparte, venga. Nell'altra... Tra l'altro... Allora, due cose, ok. Dobbiamo parlare con il ragazzo che lancia i giornali, non gli dobbiamo fare nulla, ok? Non è una minaccia, dobbiamo parlarci in maniera amichevole. Seconda cosa, abbiamo... un dettaglio molto importante che vorremmo comunicarle. Per $2,000 apriamo la bocca. È oro, ok? È oro. Roba che scoppia. Un dettaglio solo a parole? Beh, qualcosa di concreto. Abbiamo anche dei fatti. Abbiamo dei fatti. Grazie, Houston, per i 26. Ti ringrazio, brother. Di... Accennami qualcosa. Non posso, se accenno ti dico tutto. No, ma io neanche posso sborsare $2,000. Qualcosa così. Che magari si è dato per scontato, mettiamola così. Che però non è così scontata. Qualcosa di collegato, ok, a quel cazzo di uomo cervo. Ora è tutto orecchie, immagino. Tieni fuori $2,000. Io l'ho visto l'uomo cervo. Sì, sì, anche io l'ho visto, giovanotto. L'ho visto l'uomo cervo, mi voleva sparare. Sì, sì, anche a me. Difficile fare un... Se sia dentro nel bosco è normale. Allora, si può chiamare quel tipo e poi $2,000 e sputiamo il rospo vecchio. Avete letto il giornale di oggi? Certo che l'abbiamo letto, assolutamente. È visto anche molto bene. Già da paura. Bene. Allora, facciamo così. Io ti do questi $1,400. Sì, però sì. Se è una cazzata o comunque un qualcosa di irrilevante. Non è una cazzata, vecchio, non lo è. Hai la mia parola. Tieni, perfetto. Tieni. Allora, apro il giornale di oggi. Apro il giornale di oggi. Sì. Guardi la questa la notizia. Guardi la foto che c'è, ok? Guardi sulla destra chi c'è in mezzo alla folla. Allora, ridammi indietro i $1,400.
Secondo te non l'ho vista la foto che c'è uno con la maschera da cervo in prima pagina? Non ha scritto nulla nell'articolo, solitamente ci sguazza in queste notizie. Ho scritto quello che andava scritto. No, vede che mi sta prendendo per il culo, sta facendo il furbo. No, avrebbe scritto uno come lei, avrebbe detto guardate, in una foto di 20 anni fa o di quando cazzo è, c'è in mezzo un tipo con le corna. Beh, invece no, lei ha detto una foto e basta. Beh, mi prendi, innanzitutto, no, ma a parte che non le devo dare spiegazioni, ma la foto non sappiamo a quando risale, e l'uomo con la maschera da cervo è più che palese, ma l'oggetto principale è l'uomo impiccato. Sì, ma non ha notato il fatto che c'è quel tipo? Se non l'avrebbe scritto, non mi prenda per il culo. Pubblica le vignette ogni giorno, è pazzo per quel uomo cervo. E oltre a quello, si è dimenticato un altro dettaglio importante. La casa sullo sfondo. Sì, esatto, diglielo Bobby. La casa sullo sfondo sembra proprio che sia quell'abitazione abbandonata di fronte al diner. Bingo. Ascolta, i $1,400 te li ho dati, ok? Sì. Ho bisogno, eventualmente, se doveste capitare in giro, avete presente quel tipo biondo, Lautaro? Si spaccia spesso per giornalista del Daily Pick. Quale non è? No, non lo è. Lì io l'ho pagato più volte. E mi sta creando dei problemi. Ecco, hai sbagliato, Vinny. Saresti dovuto venire qui. E che ne so, lui dice lavoro per il signor... Come si chiama lei? Ben? Sì, Ben Bradley. Bradley. Lavoro per il signor Bradley. Io che devo fare? Gli ho dato i soldi. Gli ho dato 10.000 cazzo di dollari per fare delle pubblicità. Pensavo le pubblicasse. Adesso... No, no. Io adesso non so quanto gli hai dato e non è un problema mio. Però il mio problema è il fatto che lui vada a dire in giro che è un giornalista del Daily Pick. Dobbiamo dargli una lezione. Ecco, ve ne potrei dare altrettanti di soldi nel caso. Sì, certo. Cosa se mi fate questo favore. Una lezione vecchio stile, due chiacchiere. Sì, come sapete fare voi, ecco. Una bella lezioncina. Signor Ben, mi scusi. Sì. Ci sono lezioni e lezioni, ok. In base a quanto lei vuole pagare, possiamo essere un po' più incisivi. Non so se mi spiega. Diciamo che 1,400 te li ho già dati, Vinny, per il nulla. Diciamo, ecco, è un anticipo. Te ne darò altri 1,600 in modo da arrivare a 3,000. Penso che siano più che sufficienti per... Ecco, una bella lezione a quel ragazzo. Cosa vuol dire una lezione? Mi spieghi bene. Lo dobbiamo pensare? Sì, sì. Okay, sì. Okay, fargli capire che non deve spacciarsi più per giornalista. Perfetto, va bene, andate. Ok, perfetto. Perfetto, allora... Magari poi mi fate avere anche una foto di quando è steso a terra. Certo. Perfetto. Ok. E io vi pagherò. Va bene, grazie. Grazie a voi, ragazzi. Soldi facili. Prego.